La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Sarà questo il tema del secondo forum del Gran Sasso che si terrà all'Università degli Studi di Teramo. L'evento organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Istruzione e dall'Università degli Studi di Teramo coinvolgerà oltre 250 relatori che animeranno 14 sessioni di lavoro parallele su altrettante aree disciplinari. Prevista la presenza del Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Interessante sarà anche la conferenza dei rettori delle università africane con la presenza di 35 rettori chiamati a confrontarsi sui temi più caldi del momento. Credo che se c'è stata una convergenza di interesse su creare nuove possibilità di cooperazione tra Teramo e le università africane. Io spero che tutto questo possa avere una conseguenza di, non solo di collaborazione accademica, ma anche collaborazione culturale e di preparazione anche delle nuove classi dirigenti. Noi in questa occasione, quindi proprio anche parlando di prevenzione, vogliamo lanciare un nuovo rapporto di collaborazione, di formazione e di ricerca, che dovrà basarsi fondamentalmente sulla collaborazione anche nella formazione, quindi collaborazione per quanto riguarda le lauree triennali e magistrali. Gli strumenti potrebbero essere quelli del doppio titolo, quindi un accordo in modo tale da consentire ai nostri studenti di fare un piccolo percorso di almeno 9 mesi presso università africane e altrettanto, e questo consentirebbe anche la formazione e quindi il trasporto di know-how in Africa senza pensare a dei tempi molto molto lunghi di permanenza in Europa a Teramo, che vediamo poi risultano essere difficoltosi per un rientro e un reinserimento, mentre gli schemi del doppio titolo dovrebbero consentire questo. L'altro aspetto è quello della collaborazione per la ricerca. In questo senso collaboriamo molto strettamente anche con lo zooprofilattico, con il settore agroalimentare e veterinaria, ma anche su altri settori.